Siamo qui per rilanciare l'Alessandria Calcio. Siamo riusciti a trovare dei partners che masticano calcio, sanno quello che vuol dire calcio. Sarà la britannica One Global Sports Investment a rilevare il 35% dell'Alessandria Calcio, portando nuova liquidità, mentre l'esperienza del nuovo direttore generale Gianfranco Multineddu dovrebbe garantire anche risultati sul campo. Grande ottimismo è emerso dalla conferenza stampa di ieri, nella quale il presidente Andrea Molinaro e l'amministratore delegato Giulio Maione hanno delineato il futuro della società, assicurando anche il saldo di tutti i debiti, comprese le mensilità arretrate dei dipendenti. Sono stato dipendente anch'io e so quello che vuol dire a fine mese aprire il frigorifero e non trovare poca roba per dare da mangiare alle proprie famiglie. Me ne assumo tutte le responsabilità del caso, ma oggi diciamo il vento è cambiato. Concetto ribadito anche da Giulio Maione, che ha assicurato l'iscrizione in D, una ripartenza che riporterà i grigi ad alti livelli. Dirvi, Alessandria Calcio, come ha detto il Presidente, è pronta a ripartire. A prendere come grande opportunità anche la retrocessione, quindi vogliamo fare un campionato di D importante. Abbiamo cominciato a strutturare almeno al nostro interno, quantomeno, e la prima persona chiaramente qua oggi ve la presentiamo e capirete di che spessore stiamo parlando, perché stiamo puntando a gente d'esperienza, gente che comunque mastica il calcio, gente che ha fatto calcio. Quindi il direttore generale attuale, nonché sottoscritto, si mette un attimo da parte e nominiamo il nuovo direttore generale Gianfranco Multineddu. Il nuovo direttore generale, ricordando il suo legame con il compianto Alfredo Quaglia, ha assicurato che presto saranno definiti i nomi del direttore sportivo e dell'allenatore, che saranno scelti mettendo da parte ogni personalismo, ma dovranno essere propositivi, collaborativi, in grado di lavorare con umiltà per far uscire al più presto l'Alessandria dal baratro. Il mio progetto nasce proprio ancora prima di quello che è poi la prima squadra, che è fondamentale, è il traino per tutta la società, ma è il traino anche per il settore giovanile. Ecco, io un occhio di riserva in più per il settore giovanile. Rimane aperta la questione impianti. Se i problemi per l'utilizzo delle moccagate sembrano andare verso la risoluzione, i grigi non potranno più utilizzare i campi di Spinetta Marengo, mentre si cercherà un accordo per il centro grigio. L'ottimismo emerso ieri, tuttavia, ha lasciato perplessi molti tifosi, che ormai non credono più alle promesse ma vogliono vedere i fatti, e questo lo hanno espresso con molti commenti sui social. Fortunatamente per loro, qualcuno è in rabbia.